Lo smart working prevede, tra le leve di progettazione, le tecnologie digitali. Queste consentono infatti alle persone di lavorare in modo flessibile all'interno e all'esterno dell'organizzazione, garantendo la sicurezza delle informazioni e favorendo la collaborazione e la comunicazione tra le persone. Il tema delle tecnologie digitali va affrontato secondo due punti di vista. La scelta dello strumento tecnologico da utilizzare a seconda della specifica esigenza professionale dell'individuo, l'insieme delle capacità soft lette in chiave digitale. In merito alla scelta dello strumento tecnologico, è importante ricordarsi che non tutti gli strumenti rispondono in misura adeguata e uguale alle differenti esigenze professionali. Spesso, all'interno delle organizzazioni, le persone tendono a non discriminare lo strumento a seconda della tipologia di comunicazione, risultando talvolta inefficaci e inefficienti. Il primo passo è quindi comprendere la funzionalità e le potenzialità degli strumenti digitali a disposizione, così da poter scegliere quello più adeguato. Vediamo qualche esempio. Gli strumenti di collaborazione asincrona, quali ad esempio la mail, abilitano la comunicazione a distanza e sono indicati quando è importante la tracciabilità delle informazioni, tuttavia non ci si aspetta dall'interlocutore una risposta in tempo reale. Gli strumenti di collaborazione in tempo reale abilitano anch'essi la collaborazione a distanza, tuttavia sono indicati quando le persone devono confrontarsi per prendere una decisione o creare un output condiviso. Tra i più diffusi si possono individuare i sistemi di instant messaging e di web conference o call conference. È poi possibile scegliere strumenti di social collaboration, quali ad esempio blog, forum e social network, che consentono la condivisione di conoscenza in modo destrutturato e informale. Infine, si possono identificare gli strumenti per la condivisione e l'archiviazione di documenti che abilitano la condivisione documentale a distanza con la possibilità di lavorare in tempo reale sullo stesso documento. Tra le tecnologie di social collaboration è inoltre possibile individuare alcune applicazioni emergenti che consentono, ad esempio, l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dell'avanzamento, la gestione efficace delle riunioni con le assegnazioni di tempistiche, agenda e definizione delle responsabilità, la gestione dei feedback con il proprio capo o i colleghi. Come anticipato precedentemente, la piena consapevolezza degli strumenti tecnologici a disposizione non è sufficiente per un utilizzo maturo degli stessi. Occorre anche l'acquisizione di capacità soft, di tipo relazionale e comportamentale, che consentano alle persone di utilizzare efficacemente i nuovi strumenti per migliorare la produttività e la qualità delle attività svolte. Le cosiddette digital soft skill possono essere rappresentate attraverso 5 ambiti. Il primo ambito è definito Knowledge Networking e rappresenta l'insieme delle capacità che consentono di identificare, recuperare, organizzare, capitalizzare e condividere le informazioni disponibili in rete e community virtuali. Il secondo è l'ambito della Virtual Communication, ovvero la capacità di comunicare efficacemente, coordinare progetti e gestire la propria identità in ambienti digitali. Vi è poi la digital awareness, ossia la capacità di proteggere i dati sensibili dell'organizzazione e comprendere il corretto utilizzo degli strumenti digitali per il rispetto della conciliazione vita-lavoro e della salute. La quarta digital soft skill è quella della creativity, la capacità di creare e modificare nuovi contenuti digitali integrando e rielaborando conoscenza pregressa e produrre contenuti in diversi formati digitali. Infine, vi è il self-empowerment, ovvero comprendere la necessità di conoscere e utilizzare in modo consapevole gli strumenti digitali utili alla risoluzione di problemi, anche complessi.